molto riferito a, diciamo, a livello micro al soggetto e anche, diciamo, con un'accezione colpevolizzante del soggetto. Allora, tu non sei disoccupato se non hai fatto una serie di azioni di ricerca, tutte orientate, diciamo, a dire che l'attivismo diciamo, agito dai soggetti, va bene? E questo è stato, diciamo, una delle banalità che abbiamo ascoltato. Ora si è molto dimenticato e si è molto tralasciato il fatto che tra le politiche per l'impiego è anch'esso una politica attiva. Allora, fare funzionare queste cose, diciamo, avere una capacità di governo, si è parlato prima di governance, delle varie istituzioni del mercato del lavoro che agiscono sia a livello regionale, a livello provinciale, sia in senso verticale che in senso orizzontale, e poi sui territori, diciamo, questo è già un pezzo che ci aiuta a determinare quelle che sono poi le condizioni perché quando le politiche partono, quando ci sono delle opportunità, queste opportunità possono, diciamo, avere le maggiori chance di successo, ok? Allora, questa è un po', diciamo, la direzione sulla quale io come struttura mi sto orientando, no? E questo è il modo con il quale voglio gestire questa struttura, ma è anche una impostazione che già è partita un anno fa con la stesura del piano lavoro della regione. Di questo vi voglio parlare sia come esperienza personale, cioè personale non come Parizzi di Monte, ma come, diciamo, soggetto che non è là dentro, perché il modo con cui abbiamo impostato questo piano, questa cosa che ho cercato di darvi, è chiaro che in una situazione in cui tu sai che hai una crisi economica, hai da affrontare le crisi che ci sono in Regione Campania, perché quello è un altro capitolo che adesso non stiamo toccando, no? Ecco, cioè da affrontare le crisi, hai tutta una serie di alibi per dire va bene, io sto fermo, no? Non mi muovo. Già da ragionare su come impostare questo piano, si è detto va bene, ci sono tutta una serie di cose che istituzionalmente noi dobbiamo fare, ci sono tutta una serie di sistemi che non funzionano, no? Cominciamo a pensare al sistema della formazione, cominciamo a pensare al sistema dell'accreditamento degli enti di formazione, riapriamo un discorso, un dialogo che faccia in qualche modo apra un confronto in Asfano, ma questo discorso può essere assessorato, ma che comunque faccia anche da cinghia di trasmissione di quello che stiamo facendo per portarlo sui territori. Abbiamo modificato fondamentalmente l'impostazione della formazione che c'è stata in regione fino a poco tempo fa, spostando tutto sulla formazione on the job, la formazione continua. Anche lì, lavorare sulla formazione continua, come diceva prima il professore facendo l'esempio dei partenariati e della capacità progettuale, no? Fra le tante banalità che noi abbiamo sentito in questi anni sul mercato del lavoro, perché è uno dei settori sui quali più è facile parlare da bar, diciamo, ecco, le imprese non trovano le persone che accettano, le imprese non riescono a... Poi quando tu apri dei tavoli di confronto e di concertazione per dire ok, dobbiamo partire con il bando sulla 2-3 stelle della formazione continua, quali sono i fabbisogni professionali, le imprese e poi non ti sanno. Noi ci troviamo in questo territorio che ormai è da anni, che ormai dal 1981, dove si è avuto il processo, il momento più alto della crescita di questo territorio in termini di industria manifatturiera, già alla fine degli anni 90 noi assistiamo a una deindustrializzazione terribile, che la leggiamo questa deindustrializzazione nei dati ultimi, voglio dire, che noi abbiamo a disposizione, chiaramente sono i dati di fonte ufficiale, fino a quelli che abbiamo, voglio dire, quelli che abbiamo a nostra disposizione. Cos'è accaduto in questi anni nella città di Pomigliano d'Arco? Per questo probabilmente tutti quanti lo sappiamo, ma è meglio secondo me vedere quanto questo percorso non è sostenibile più, nel senso che il paese, la città,
la comunità va in default, un termine voglio dire, a cui ormai siamo abituati, nel senso che fino agli anni 80, diciamo così, il territorio è caratterizzato da una forte industria manifatturiera centrata su due settori, automobilistico e l'aeronautico. Già a partire dal 1991 si assiste a un rapido declino dell'industria, con l'avanzata dei settori, diciamo così, di tipo diverso, che sono i settori, diciamo così, della pubblica amministrazione, i settori cosiddetti non manifatturieri, per capirci, le costruzioni, per essere chiari, e chiaramente il commercio, non poco, sono quelli che o mantengono relativamente di più le strutture commerciali, nonostante ci sia una forte competizione della distribuzione moderna, della grande distribuzione, come prima si accennava, e voglio dire, sono questi i settori che mantengono, diciamo, un po' di più. In effetti, in questi anni, se andiamo a leggere i dati, troviamo che l'industria manifatturiera si è notevolmente sgonfiata e diventano, voglio dire, quasi predominanti da un punto di vista numerico e anche da un punto di vista, se volete, percentuale, se li sommiamo, se li mettiamo insieme, no, i settori di assorbimento dell'occupazione, la pubblica amministrazione, l'istruzione, i servizi sociali alle famiglie, il commercio e i cosiddetti settori manifatturieri, la punta più forte è rappresentata dal settore delle costruzioni. Nessun paese al mondo, questo Ugo, tu che sei un esperto, nessun paese al mondo si può mantenere senza industria. Questo è il mento assodato. Gli Stati Uniti hanno fatto questo tipo di percorso, e prima il professor Parani ci diceva, no, che cosa è accaduto, l'Inghilterra la stessa cosa, e potremmo fare l'unico paese, non l'unico, ma possiamo considerare anche la Francia in questo caso, paese nazionale che ha mantenuto un forte radicamento dell'industria manifatturiera, dell'industria per essere più chiari, sicuramente è la Germania, e non a caso la Germania è il paese di riferimento sotto tutti gli aspetti. Oggi, anche se dobbiamo fare i confronti, tutti quanti ormai abbiamo queste paroline, lo spread eccetera eccetera, il confronto viene fatto con la Germania per quanto riguarda le politiche del lavoro, il confronto viene fatto con la Germania e tutta una serie di eccetera eccetera. Passi indietro, negli ultimi tempi, a mio giudizio, sta facendo dei passi indietro, meglio dal punto di vista di politica industriale, in quanto sta o per la mano invisibile del mercato, io non lo so, o perché, voglio dire, ci sono una serie di convergenze, si sta lavorando su settori non manifatturieri, le costruzioni. Sta crescendo il sistema da questo punto di vista, il commercio, come si va un po' avanti, un po' indietro, io parlo di occupati chiaramente, non parlo di unità, non ci sono caso, come dicevo precedentemente, dei servizi innovativi, delle attività e dei servizi innovativi. Ora, se è quello che noi vediamo oggi sostanzialmente, ragioniamo su quei settori chiave, perché sono quelli che oggi stanno sotto la nostra lente di osservazione, perché parliamo di Fiat, no? Cosa sta facendo Fiat, quali sono i suoi programmi di sviluppo del territorio, quali sono le sue idee, diciamo così, di sviluppo del territorio. Cosa accade, cosa può accadere nei prossimi 15-20 anni, ma io dico a partire dal 2020, perché gli scenari che abbiamo dinanzi a noi, cioè voglio dire, gli studi di scenari ci danno una serie di cose, ci dicono una serie di fattori. Per quanto riguarda l'aerospazio, l'aeronautico, che quel è il settore che a mio giudizio ha sempre più caratterizzato il nostro sistema, ed è giusto che sia così, perché è proprio in quel settore che noi riusciamo a sviluppare una serie di capacità, di competenze, di attività fortemente legate. Allora, che cosa accade? Cosa sta accadendo? Quello per, voglio dire, per ragionare, perché ciascuno di noi possa avere una visione attenta, e poi chiunque, voglio dire, gestirà il territorio dal punto di vista di governance politica deve avere questo tipo di informazioni. Se non le ha è un dramma, ok? Se non le ha è un dramma. Cosa accade nel 2020? Molto spesso voi sentite parlare di questo acronimo, i BRIC, i paesi BRIC, che sono Brasile, Russia, India e Cina, giusto? Nel 2020
molti di questi, alcuni di questi paesi, e non ci metto dentro altri paesi come il Giappone, che sono sicuramente più dentro al sistema aeronautico più da tempo, che sono forti e che si stanno rafforzando. Allora, cosa sta accadendo? Cosa accadrà, diciamo, a partire dal 2020? Accadrà una cosa molto semplice, una cosa abbastanza particolare, che la Cina sarà in grado di produrre un aeroplano. La Cina sarà in grado di progettare e produrre componenti complessi. La Cina, come oggi è in grado di produrre componenti complessi in cui c'è un vantaggio molto molto forte. In genere si calcola che produrre un aereo in Cina con tutti i costi, un sottoinsieme, un componente, quello che esso sia, con tutti i costi di gestione del partner cinese, come già al 20%, si diceva negli interventi dei nostri interlocutori, quello che manca da 10, 15, 20 anni è la politica industriale seria. La politica industriale che cosa è fatta? Immaginate un'azienda che il sistema locale deve essere considerato da un prodotto chiaro, strategico, che deve essere formidabile dal punto di vista delle filiere e quindi deve essere un elemento di politica industriale forte su cui si va a lavorare sulla formazione. Si vanno a lavorare sul finanziamento, a lavorare nell'attrazione di investimenti dall'estero. Ma come mai in un paese del genere non abbiamo mai attratto aziende automobilistiche di un certo peso, di un certo livello? Come mai? Ma ci siamo domandati, ci siamo fatti la domanda, come mai nel sud si producono auto che arrivano sul mercato a 8.000 euro e dove la competizione internazionale è fortissima? Cosa può accadere di un sistema del genere quando io vado a metterci in questo sistema la produzione di un'automobile che arriva su 1.500 euro a euro, può arrivare a 10.000 euro, ma è un prodotto che richiede una serie di aspetti: produrre volumi, avere costi bassi, arrivare sul mercato a prezzo basso, avere un modello di business molto molto centrato sull'efficienza. Quindi, volendo o non volendo, questo che rimane è nella competizione a questi livelli. Cioè i miei concorrenti oggi sono i paesi BRIC, come abbiamo detto prima, sia sull'automobilistico, già da diversi anni, e mi troverò dinanzi a me dei paesi, quando parlo di paesi parlo di sistemi di fornitura molto molto più aggressivi. Se io ho niente, prima stiamo parlando di un distretto aeronautico, stiamo parlando a 10 anni di un distretto aeronautico. Non si capisce questo distretto aeronautico cosa debba fare, intorno a che cosa si devono aggregare le imprese, qual è il progetto di sviluppo, qual è la politica industriale che sta dietro. Oggi, dopo tanti anni, si comincia, ma il distretto vale ancora come modello di sviluppo? Grande punto interrogativo, grande questione di lana caprina, che non serve a niente, non serve assolutamente a niente tutto questo. Oggi ci troviamo in... Ma la domanda che io faccio, posto che esista un distretto costruito, ci sono dei soldi da europea, ma il territorio in questo distretto industriale che ruolo ha? Quale deve essere il ruolo di un territorio in questo sistema? Non c'è. Se questo territorio non è in grado di creare all'interno dell'area, e qui noi abbiamo aziende che vanno da Pomigliano su Taranto. Oggi il problema è di creare delle aggregazioni territoriali, se no tu non vinci, non vai da nessuna parte.